Ciao ragazzi, 19 aprile, un crimine al giorno, ci trasferiamo nella seconda metà degli anni 20 per un crimine che ha una particolarità sia dal punto di vista dello svolgimento che da quelli che sono i risultati, diciamo, in termini di tribunale, veramente qualcosa di eccezionale. Andiamo a vedere immediatamente la scheda per un crimine al giorno, oggi sulla botteguccia. Crack Apart, eccola qua, 19 aprile 1927. Siamo in casa della vittima Ray Raymond, attore, cantante, ballerino piuttosto famoso di anni 33, e c'è un confronto fra Ray e l'amante della moglie, Paul Kelly, di anni 26, attore anch'esso. La moglie Dorothy era evidentemente, insomma, motivo di contesa abbastanza violenta da parte di entrambi gli uomini. Per quanto viene riferito, approfittarono del fatto che la moglie era uscita a comprare le uova di Pasqua 19 aprile 1927 e si confrontarono, insomma, un classico confronto fra uomini con una donna di mezzo. Il problema è che ubriachi, fradici tutti e due, in particolare il marito alcolista, abbastanza pesante, insomma, vennero alle mani immediatamente e quando la donna tornò a casa, trovò praticamente tutto l'appartamento, tutta la casa messa a soqquadro e trovò il marito soprattutto in una pozza di sangue, sul viso e tutto attorno a lui. Lo presero e lo misero a letto perché apparentemente respirava ancora, stava bene e addirittura diede segni di ripresa per poi riperdere conoscenza la mattina dopo. Il problema è che effettivamente, anche se la moglie ha riferito che nell'arco dei successivi 2 giorni ci sono state, insomma, queste riprese, poi queste di nuove cadute nel deliquio da parte del marito, in realtà non hanno fatto nulla per ricercare attenzione medica, sia in relazione a quello che viene riferito come un potente alcolismo, sia del marito che, vabbè, in questo caso dell'assalitore, di colui che aveva avuto la meglio nello scontro, che era Paul Kelly, l'amante della moglie, ma soprattutto evidentemente avevano nascosto, insomma, la condizione grave del marito che dopo 2 giorni entrò in coma e morì. Vennero effettivamente portati in tribunale entrambi, sia Paul Kelly che la moglie Dorothy. Tra l'altro il crimine si era consumato, come vedete dalla scheda, sotto gli occhi della cameriera Ethel Lee e della figlia quattrenne della vittima, quindi Valerie Raymond. Vennero portati in tribunale entrambi, ma incredibilmente o perlomeno in qualche maniera legata alla questione dell'alcolismo del marito, la condanna che venne comminata a Paul Kelly fu una condanna da 1 a 10 anni per violenza privata e per omicidio colposo, ne sconterà semplicemente 2. Dorothy verrà condannata anch'essa per concorso e verrà condannata da 1 a 3 anni, ma verrà liberata dopo 1 anno. Quello che dà il nome, diciamo, alla puntata di oggi di Un crimine al giorno, che è marito ucciso, matrimonio celebrato, è il fatto che dopo praticamente il rilascio di entrambi si sposeranno e quindi il crimine al giorno di oggi un pochettino particolare sia nello svolgimento che nei risultati, diciamo, da tribunale, finisce qui. La cosa ancora più incredibile è che uno delle dichiarazioni della moglie Dorothy, che poi diventerà moglie, insomma, dell'aggressore e a tutti gli effetti dell'assassino, fu che il problema principale effettivamente era l'alcol e che tutto sommato si erano incontrati per chiarirsi e si volevano bene, insomma, si volevano bene da morire praticamente. Questo è il crimine al giorno di oggi, 19 aprile. Ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine e presto con quelli che saranno i nuovi contenuti con il Pellegrino Macabro e con Alessandro Ponziani, rispettivamente sul macabro e sul cinema e molto probabilmente la chiusura di questa porzione della Botteguccia dei Sigilli con la creazione di un nuovo format sempre alla Botteguccia Crack Apart. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.